Qual è questo? Aspetta, è quello del Knight, sì. No, non è quello del Knight. Qualcuno mi sa che ha Bardic Inspiration. Oddio, si è creata la mappa buggata. Fatto che non gioco il game. Beh, un inizio coi fiocchi però. Secondo te, amore, 7 Days to Die si può portare in live? Un bel server di 7 Days to Die. Anche se è riuscito ad entrarci. Mamma mia, ragazzi, il gatto. Mamma mia, io come faccio a giocare con un gatto così che dovrei coccolare tutto? Ah, smettono di urlare. Ci ha fatto due volte uno sul dado quello. Si è cagato in mano fortissimo. Si è cagato in mano fortissimo, raga. Poverina. Mamma mia. Ah, quanto amo questo gioco per le volte. Attenzione, il T-Bag. Avrà DS probabilmente, vero? Dai, DS-ami tutto. Stai diventando cattivello. Oh, ciao. Direi che è GG comunque. Ci stiamo abbastanza asfaltando. Ciao Royal, buonasera caro, benvenuto. Come si chiama il perk del cerchio nel basement di Surv? Aspetta, no, non è Sprint Burst. Il cerchio di sale, intendi? Non ascoltare Essex, non si chiama Sprint Burst. Ragni tessitori? Evocazione ragni tessitori, una roba del genere. Weaving spiders. Ragni tessitori. Ciao Gnegno, buonasera caro. No, lo so anch'io, però l'ho detto in italiano io, Isaacs. Anche se non con certezza l'ho detto. Minchia, sto caldo mi sta affossando, raga. Posso dire però che davvero queste partite sono noiose. Cioè, sono troppo facili. Ma che coglione di merda che sei. Facciamo una poll, amore, dopo. Preferite killer 2v8 con 10-15 minuti di attesa o queste partite che sto giocando adesso da killer? L'aria condizionata? No. Scusa, perché ho visto un'esplosione fuori mappa? Che due coglioni. Ah, c'è qualcuno AFK fuori mappa.
Raga, come ci si arriva lì? Che palle sto gioco. Ah, ce l'ho fatta, stronza! Poi ti piglio. Stai scherzando? Lì sei arrivata? No, vabbè, ma tu stai scherzando. Ma stai scherzando? Io lì come cazzo ci arrivo adesso? Ciao Zanzi, buonasera. Dai, ma che gioco di merda però, raga. È indecente sta cosa. Oh, qualcuno è cascato, mi sa. Aspetta, si sarà buttato? No, ma è indecente sta cosa, raga. La fine game non killa. Sì, dopo un'ora però. Cosa, com'è che ci sono qua gli scratch marks? Ah, è sotto mappa! Ah, ottimo, ok. È proprio sotto la mappa, ottimo. Stavo dicendo, infatti vedevo degli scratch marks. Dove è andata? Mattio. Dove è andata? Dove si è infilata sta cretina? Dove sono? Sono qua? Ok, qui dove sono? No! No! Tarco 2. Basta, vado ad ammazzare quella che sta facendo i gemmi, mi sono rotto i coglioni. Come farà ad avere 50k giocatore al giorno? Questa è un'ottima, ottima domanda. Questa è veramente un'ottima domanda. Ah, ok, c'è un pavimento invisibile proprio qua. Secondo me mi vede attraverso i muri. Aiuto. Ok. Oh, dove sono? Aiuto! Voglio andare giù! Fammi tornare all'inizio! Oh, grazie. Snake Explorador. Lo lasciamo stare per quanto è rotto sto gioco, cioè... È divertente ma è vergognoso allo stesso momento. Mi spiace ma voglio chiudere la partita. Voglio letteralmente chiudere la partita. Con due, ma stai pazzito? Fanculo. Cazzo, mi hai fatto prendere un colpo secco.
Tanto sapete che come minimo appena chiudo la botola lei esce senza neanche dover aprire la porta. Bel game veramente. Vabbè, ma li stavo comunque sfondando, eh. C'è da dire che li ho sfondati anche se con o senza bug. Il mostro è un coso di D&D. Un beholder. Ma cosa aspettano a sistemare? Ma io non lo so, io non capisco perché non disabilitano le mappe, cioè sarebbe molto semplice disabilitando le mappe. Ok, ho preso max range comunque. Poi passa pure la voglia di giocare così? Beh, abbastanza. È un bug vecchio, no, è abbastanza recente questo bug. In realtà, dei generatori. L'hanno fissato, ci hanno messo 2 settimane. Minchia, raga, che caldo. Mi ha fatto perdere tipo mezz'ora di tempo.